Buonasera a tutti, credo che mi sentiate bene anche nei posti un po' più lontani. Io sono Alessandra Bramo, sono una giornalista e autrice del libro che vi ho appena consegnato, Lei è un avorio, un socialista tricolore. Penso che non abbia bisogno di grandi presentazioni, Lei è un avorio, le persone che sono qui, ma tutti sanno bene chi fosse Lelio Lagorio. Siamo in attesa del presidente Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale, che ci onora questa sera della sua presenza. Ha qualche minuto di ritardo, ci scusiamo per questo. Nel frattempo, però, è mio dovere ringraziare innanzitutto la città di Volterra che ci ospita, città alla quale, come sapete, Lelio Lagorio era fortemente legato. Per questo motivo inizio ringraziando il sindaco. Buonasera sindaco, sindaco Santi, grazie di averci ospitato, grazie di aver voluto questa presentazione. È molto importante per noi questa sera essere qui e rendere omaggio alla persona di Lelio Lagorio. Quindi do la parola al sindaco, ringraziando anche naturalmente Dario Danti, assessore alla cultura del Comune di Volterra, che questa sera non potrà essere qui con noi per gli impegni precedentemente assunti. Prego sindaco e grazie ancora. Buonasera, saluto tutti i presenti, le autorità, grazie per questa opportunità. Quindi sono qui a ringraziare perché come amministrazione comunale abbiamo voluto onorare e rendere omaggio alla figura di Lelio Lagorio con la presentazione appunto di questo libro, Un socialista tricolore. Ringrazio Alessandra Maria Bramo, Franco Mariani, i giornalisti, il presidente Mazzeo e la presidenza del Consiglio che ha dato la possibilità di questa pubblicazione. Vi porto i saluti del presidente della provincia di Pisa, Massimiliano Gori, in qualità di consigliere provinciale, mi ha dato facoltà di salutare tutti voi con grande affetto. Saluto Silvia Lagorio, la figlia, con il figlio Tommaso, che sono presenti in sala, grazie di essere qui a Volterra. Saluto l'onorevole Giacomo Maccheroni per la sua presenza e tutti coloro che sono in sala questa sera. Lelio Lagorio è nato a Trieste nel 25, è morto a Firenze nel 2017, è stato un avvocato, un giornalista, un politico di rilievo nazionale ed europeo. È stato sindaco di Firenze nel 1965, primo presidente della regione Toscana dal 1970 al 1978 e ministro della difesa dal 1980 al 1983 nei governi Cossiga, Forlani, Spadolini e Fanfani. Successivamente ministro del turismo e dello sport ed europarlamentare. Lavorò a Volterra, terra di cui è rimasto legato in maniera indissolubile, lo testimoniano i libri che abbiamo recuperato, La vita a Volterra negli anni 30, Il lungo cammino di Volterra, Ribelli e briganti nella Toscana del Novecento. Questi libri ringrazio il nostro responsabile della biblioteca che ce l'ha forniti per esporli oggi sul tavolo della Presidenza. Quindi una storia politica, quella di Lagorio, che si fonda sui principi del riformismo socialista, per poi crescere in un panorama nuovo e internazionale, dove si guarda oltre quelli che sono i confini nazionali e si creano quelle prospettive già allora della Unione Europea, la quale forse questo cantiere ancora aperto, come ha detto prima della sua prematura scomparsa Sassoli, è ancora aperto e ancora da terminare la sua costruzione, credo ce ne sia ancora un gran bisogno. Il libro spiega anche che il Granduca, così lo chiamavano i toscani durante il periodo di governatore, è stato uno dei più importanti esponenti del Partito Socialista Italiano, protagonista chiave della politica italiana ed europea, uomo del fare, concreto, innovatore e lungimirante. Le personalità politiche del passato,
come quella di Lavorio, secondo me devono essere assunte, vado a chiudere, come esempio per i politici di oggi e come ispirazione per le nuove generazioni. Credo che ci sia bisogno di formare nuove classi dirigenti. Con questo mio breve saluto, ringrazio di nuovo tutti per averci dato questa possibilità di ricordare Lavorio a Volterra. Grazie. Buonasera a tutti, Sindaco Santi, rappresentante del Vescovo Campiotti, autorità militari e civili, Silvia e Tommaso e signore e signori, a me il compito di commemorare il periodo volterrano di Lelio Lavorio in questa magnifica sala del prestigioso Palazzo dei Colori. Tante volte ho potuto riscontrare, anche e soprattutto storicamente, l'amore di Lelio per questa magnifica città toscana, famosa in tutto il mondo per il suo alabastro. Lelio Lavorio era innamorato di Volterra. Per decenni, ogni fine settimana o quasi, da quando si considerava, tra virgolette, in pensione dai piani alti della politica, si è riposato qui, ai piedi della bella città etrusca. E di Volterra Lavorio parlava sempre volentieri per raccontare la storia di un legame forte, al punto che si considerava a tutti gli effetti un volterrano. Disse: non sono nato a Volterra, ma avevo 4 anni quando ho cominciato a venirci e poi in certi periodi a viverci. Ad esempio, durante la seconda guerra e il dopoguerra, disse nel 2013 durante un'intervista a un giornale. Già verso la metà degli anni 30, sono sempre parole di Lelio, avevo maturato un legame particolare con la città. Una sera, risalendo al Poggio da Saline col nostro famosissimo treno a cremagliera, un brav'uomo che viaggiava nello stesso compartimento, per attaccare discorso e farmi compagnia, mi chiese dove mai mi sarebbe piaciuto nascere. Era un ufficiale della milizia e mostrava la consapevolezza della sua autorità. Sapeva qualcosa di me e voleva mettermi alla prova. Sapeva che nella mia vita avevano un buon posto due illustrissime e patriottiche città, Trieste, dove è nato, e Firenze. Ed è certo che mi sarebbe piaciuto sentirsi rispondere che mi bastava dire di essere italiano. Invece risposi a Volterra. Non mi sbagliavo. Qui avevo già assaporato la gioia di fare da me, senza permessi, vagare per le campagne, incontrare gente, conoscere mestieri e lavori nuovi. E più tardi, proprio a Volterra, avrei scoperto che viene anche il tempo dei primi innamoramenti. La mia futura moglie, Vanna Vannucchi, trascorreva buona parte dell'anno a San Domenico. E a Volterra, nel liceo classico Carducci, ho studiato e preso la maturità. A Volterra, concludeva, mi sono fatto uomo con la guerra di liberazione. Alla sua morte, l'assessore di questo comune e alle opere pubbliche, Paolo Moschi, disse ai giornali: ho avuto l'onore di conoscere Lelio e di parlare più volte con lui, ancor prima della mia nomina all'assessore. Abbiamo spesso concordato sul problema della verità volterrana, tema sulla quale condividevamo analisi e considerazioni. Lavorio è sempre rimasto legato a Volterra e il suo ricordo è ancora acceso e forte come la stima nei suoi confronti. Anche se legato ugualmente a Firenze, possiamo considerare Lavorio figlio di Volterra, dove ha comunque lasciato una parte del cuore. E la morte di Lelio Lavorio è un colpo al cuore per i volterrani. Pur sempre impegnato in incarichi di altissimo livello, Lelio ha sempre portato nel cuore Volterra, come lo possono testimoniare i suoi scritti, uno su tutti il lungo cammino di Volterra, ma anche il dizionario della città.
Negli ultimi colloqui avuti con lui, mi domandavo a che punto erano i colloqui con Regione e Ministero per la questione dell'ammodernamento infrastrutturale, questione che mi interessava molto. Volterra, oggi che è anche un grande uomo delle istituzioni, una figura di riferimento, ma anche una persona che ritiene a ragione sua e confido che l'esempio di lavoro sia modello per chi vuole oggi dedicarsi alle istituzioni. Quando lei ha lasciato questa terra, l'allora sindaco di Volterra, Marco Buselli, disse: Lavorio ha amato profondamente la nostra città. Con lui perdiamo un riferimento straordinario. Lavorio ha sapientemente descritto la storia della nostra città in relazione al territorio anche in tempi recenti. Un contributo a Volterra il suo che consiglia a tutti di conoscere anche per onorare al meglio la sua memoria. Un amore per la nostra città incondizionato che non ha mai dimenticato nonostante i suoi molti impegni e incarichi istituzionali. E ora che sono passati diversi anni dal dizionario di Volterra, da questi libri sulla storia, forse metterli anche, renderli online in scansione per la lettura non sarebbe male, soprattutto per le nuove generazioni. Come ha ricordato il sindaco, Lavorio nacque a Trieste, il padre, ed è molto importante ricordare il padre, Eugenio Lavorio, 1894-1966, di famiglia tosco-ligure, era un ufficiale dell'esercito in servizio allo Stato Maggiore. Combatté nella guerra di Libia e nella prima guerra mondiale. Per questo impegno gli furono attribuite due decorazioni al valor militare. Partecipò anche alla seconda guerra mondiale, prima sul fronte francese e poi in Africa settentrionale, finendo deportato in America. Nella vita di Lelio Lavorio, la figura del padre fu sempre centrale, pur nel distacco tipico dell'epoca, creando però con lui, e anzi sentendo sempre di più con gli anni, la necessità di sviluppare col genitore un rapporto più intenso, soprattutto negli ultimi anni di vita. Del padre ci sono molti aspetti del carattere. La descrizione, la riservatezza, la accortezza di parlare solo quando si ha qualcosa da dire, aspettando a quella visuale di vita, a quella visuale di vita familiare militare che gli fu senza dubbio utile, soprattutto quando venne nominato al Ministero della Difesa. E pensate che quando arrivò al palazzo del Ministero della Difesa il via 20 settembre a Roma, lo fece a bordo, come sottolineano le cronache, della scalcinata utilitaria del suo segretario e non a bordo di una mitica auto blu del governo. La madre Nerina di Leonardo, invece, 1901-1988, era appartenuta ad una agiata famiglia triestina con forti sentimenti di italianità. Il nonno paterno, Ernesto, era direttore della Banca d'Italia, mentre il bisnonno, Vittorio, magistrato, era consigliere della Suprema Corte di Cassazione. Nell'autunno del 1942, il padre, in procinto di partire per il fronte africano, per evitare i rischi di bombardamenti aereo anglo-americani che non risparmiarono nemmeno Firenze, trasferì la famiglia nella loro casa in campagna, alle porte di Volterra. A Volterra, in autunno, all'età di 18 anni, poi venne chiamato alle armi dal governo della Repubblica Sociale in una maniera un po' tutta particolare che tra poco vi racconterò. Il giovane Lavorio, che nella primavera precedente era già stato diffidato dalla questura di Pisa per attività di contestazione contro il regime fascista, decise di non prestare servizio militare e di entrare nella clandestinità collaborando con il Comitato di Liberazione Nazionale di Volterra. Per alcuni anni, durante e dopo la guerra, mentre il padre era al fronte e successivamente appunto prigioniero in America, gestì a Saline di Volterra la fornace di laterizi della famiglia. E fu proprio in fabbrica che visse il tempo delle distruzioni della guerra e della successiva ricostruzione post-bellica, conoscendo i problemi della vita operaria, dalle agitazioni sindacali alle tensioni politiche, dalla disoccupazione alla morte bianca sul lavoro. Tornato poi nel capoluogo toscano, si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze. Ma nel frattempo, il padre, collocato in aspettativa per riduzione dei quadri, dopo aver lavorato nella società commerciale Fratelli di Leonardo, acquisì una vasta tenuta nel Volterrano di circa 150 ettari, la Cervaiola, nella quale la famiglia iniziò a trascorrere l'estate.
Come ho detto, nel liceo comunale Giosuè Carducci, lo stesso che suo padre aveva aperto quando era stato podestà, rilevava meglio e vi era, di scontro ad Agorio, una inimmaginabile libertà. È arrivato il presidente Mazzeo, che tra poco si accomoderà pure con noi. Perché è importante ricordare il periodo liceale? Perché circolavano idee e si accendevano discussioni alle quali partecipavano anche i docenti. Lagorio adottò anche un preciso comportamento esteriore. Le cronache riferiscono che il giovane Lagorio è uno dei pochi a non salutare normalmente. Quando incontra qualcuno, preferisce levarsi il cappello. Furono mesi di trasformazione graduale, ha scritto Lagorio in quel periodo della sua giovinezza. Mesi di segreta elaborazione di pensiero, mesi di preparazione nei quali cercavo di conciliare uno spiritualismo acceso dalle composizioni poetiche che andavo creando ed un sentimento nuovo che mi facesse intendere da un punto di vista più reale i problemi umani. Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Prego, Presidente. Allora, senti, io nell'ultimo libro devi venire a Ponte Vecchio, io mi presenzerò con le missioni di tutti, salutare le missioni di Ponte Vecchio. Sì, sì, che è una partita di libri con la scuola. Va bene, ci siamo ancora a Ponte Vecchio. Grazie. Io il Consiglio Comunale di Ponte Vecchio. Grazie, grazie. Scusi, prego. Ed è in questo periodo che Lelio incomincia un'attività che si concluderà solo pochi mesi prima della sua morte, perché da questo periodo inizia ad affidare per lo più a un quaderno scolastico una serie di riflessioni a carattere storico e politico, e questo appunto è rimasto una costante della sua vita. Difatti Lagorio fin da giovanissimo non solo collaborò con continuità con giornali e riviste su argomenti politico-istituzionali, ma ebbe sempre cura di mettere su carta analisi e commenti circa gli accadimenti politici sia a livello nazionale che internazionale. Una sorta di diario politico-istituzionale, ma anche di diario personale delle proprie vicende e del proprio sentire. Talvolta si tratta di commenti di narrazione organica o puntuale, destinati o no ad essere pubblicati, talvolta appunti sparsi, talvolta cronache. A ciò si aggiunga anche un'intensa e malanale attività di corrispondenza, anche fin da quando era qui a Volterra, tutto comunque ordinatamente raccolto secondo criteri cronologici e argomenti. Oggi tutto questo materiale è conservato alla Fondazione Duracchi a Firenze, e le carte di lavoro sono considerate di importanza nazionale, quindi sono vincolate. Perché è importante sottolineare questo aspetto delle lettere? Perché proprio attraverso queste lettere nasce la clandestinità di Lelio. In una lettera ad un amico che era ufficiale della campagna di Russia, scrisse tra l'altro: la situazione politica è intricata, la posizione di Mussolini è destinata a indebolirsi, chi verrà dopo di lui è un problema da porsi. Ovviamente la lettera venne intercettata dalla censura e i carabinieri comunicarono a Lagorio che il 27 aprile 1943 avrebbe dovuto presentarsi alla questura di Pisa. Di fronte ai funzionari, il giovane 17enne riuscì a spiegare che dietro le sue parole non vi era alcuna cospirazione o gruppo e riuscì a cavarsela con una romanzina. Tuttavia, due giorni dopo, venne convocato a Pisa direttamente dal questore, che fu molto più duro, sino a ricordargli che il padre era al fronte mentre lui lo pugnalava alle spalle con quelle letteracce. Sicché Lagorio fu indotto a firmare una sorta di ritrattazione delle parole scritte in quella lettera. Ora, secondo la ricostruzione lasciataci da Lagorio, la verità è che in quella lettera non c'era, sono sue parole, un antifascismo consapevole e logicamente motivato, sebbene un primo tentativo di ragionare con la mia testa e di capire da solo dove stava la libertà. Pressoché nello stesso periodo, Lagorio concluse il liceo.
Ora, il Lagorio e i suoi compagni furono promossi con un semplice scrutinio, senza affrontare l'esame di maturità. I voti ottenuti rivelano un bravo studente, sebbene non eccellente, qualcuno scrisse in tutte le materie. Lingua italiana 7, lingua latina 6, lingua greca 8, storia civile 8, filosofia ed economia politica 7, matematica e fisica 8, scienze naturali, chimica e geografia 7, storia dell'arte 8, cultura militare 8, religione molto, quindi a questo punto molto, molto. Educazione fisica 6, ma non credo che la voglia della sua vita sia stato un atleta, uno sportivo, nonostante poi sia finito a fare il ministro dello sport, no? Condotta 8. La guerra, scrisse Lagorio, mi ha risparmiato il supplizio della licenza liceale. Ci hanno passato con lo scappellotto degli scrutini. Presso qui, in concomitanza con la caduta del regime, Lagorio presentò domande e descrizione, come abbiamo detto, alla facoltà di giurisprudenza, ma nello stesso tempo assunse l'incarico di amministratore unico della società Fornaci a Volterra. Questa è un'esperienza che lo segnò profondamente, in quanto il contatto quotidiano con gli operai, per lo più nella fase tormentata della rinascita dei partiti, ne influenzò in maniera decisa il suo sentire politico. Si trattò della prima attività lavorativa del giovane, attività che non solo lo tenne impegnato in un periodo cruciale per la storia dell'Italia, come fu l'estate del 1943, ma lo introdusse nell'universo del proletariato, fino ad allora pressoché sconosciuto. Un lavoro più maturo, cioè diversi anni dopo, così descrisse quell'esperienza. Tra i 18 e i 20 anni, a cavallo dell'armistizio e della liberazione, ho lavorato in una fabbrica di mattoni. Allora si viaggiava in traessi. Mi trovavo a Volterra e con 2 ore di andata e 2 ore di ritorno, all'alba del tramonto, arrivato alla Fornace di Salina, mi facevo l'orario di lavoro e rientravo a casa. Portavo con me 2 pomodori, il sale e un uovo. Ricordo molto 3 cose. Il caldo tremendo dell'estate. Con gli operai, durante la siesta, si andava per un po' di rifrigerio fra i cunicoli dei mattoni messi lì uno sull'altro, uno di sotto i piedi bianchi. Di lì filtrava il vento e con l'umidità si poteva respirare. Nascevano allora i primi nuclei da prima clandestini e poi legittimi dei partiti e si parlava solo di politica. Le più accese speranze, sotto e dopo la dominazione fascista, sembravano realtà a portata di mano. Chi non ha conosciuto quel clima non può capire perché la sinistra toscana ha avuto per tanto tempo tanta carica di nazionalismo. Una giornata drammatica era quella delle assunzioni. 200, forse 300 uomini senza lavoro, provenienti da un comprensorio grande come mezza provincia, si presentavano sul piazzale per essere scelti. Toccava solo a 50, non di più. Non c'erano né voci né rumori. Gli uomini no, dopo la prova, si ritiravano in silenzio, con le spalle coperte. Qui ho visto la morte operaia. A un giovane rimase impigliata la scarpa di denti d'acciaio di una frangizzolle e fu trascinato dentro fino alla vita. Il paese era allora pieno di notizie di guerra e per quel ragazzo non ci fu rigo su nessun giornale. Anche i compagni ripresero subito a lavorare, come una compagnia che lascia il caduto e va avanti per la sua strada. Lavori poi scrisse anche con diversi giornali locali, ma la militanza non fu facile, tant'è vero, per quanto corteggiato dagli azionisti e dai socialisti, il giovane, a seguito di numerosi contatti, lettura di documenti, colloqui, insomma attraverso una vera e propria fase istruttoria, finì per optare per il Partito Comunista, anche se la mamma mi risulta che non volesse. A seguito della domanda di iscrizione divenne membro candidato, cioè non effettivo, e inserito nella cellula di Monte Brandoni, addetto all'agitazione e alla propaganda. La militanza fu peraltro all'origine di numerosi contrasti con i compagni di partito, perché gli scritti e i discorsi di Lagorio suscitarono notevoli riserve, non tanto per quanto secondo me scriveva, ma per quanto veniva fuori che Lagorio era già un personaggio che poteva dire la sua e che
diceva la sua al di là di quello che potevano pensare i capi, ritenendo che tutto doveva andare a beneficio della collettività, degli operai in quel caso. In questo periodo avvenne poi la nomina voluta direttamente dal sindaco di Lavorio quale commissario straordinario dell'Unione Industriale, che sollevò polemiche e critiche. La chiusura dell'esperienza comunista e la fine della militanza politica consentirono a Lavorio di potersi maggiormente impegnare negli studi universitari. E concludo ricordando un po' gli scritti di Lelio, perché il sindaco ne ha citati tre, ma in realtà sono un pochino di più quelli dedicati a Volterra. Allora, il primo libro di Lavorio su Volterra è del 1995, La vita a Volterra negli anni 30, come un'antica città e un popolo orgoglioso hanno attraversato il fascismo. Scrive Lavorio: il titolo del libro non trae in inganno, mettendo le mani avanti con i lettori, perché si tratta soltanto di una cronaca delle vicende di Volterra dal 1924 al 1940, una narrazione basata principalmente sui giornali che venivano allora diffusi nella città. Però, ed è qui importante quel discorso che ho fatto all'inizio della mia commemorazione sul padre, ho soltanto da dire che sentivo di avere un debito di affetto verso la memoria di mio padre nel testo scritto con la P maiuscola, ora che sono passati 100 anni dalla sua nascita. Quell'opera di ricostruzione storica delle vicende sociali e politiche della città fra le due guerre rappresentano anche un modo per ricordare appunto la figura paterna e per percorrere in maniera sobria e distaccata l'attività di amministratore locale del Babbo, che appunto fu sindaco della città, all'epoca si chiamava Podestà, e tanti anni dopo, credo ormai una decina di anni fa, poco più, l'amministrazione comunale ha inaugurato una lapide in memoria del Babbo di Lavorio, per ricordare appunto l'attività del Babbo da sindaco. Tra l'altro, inaugurato in massima pompa, c'era anche il vescovo di allora, ho visto dei ricordi. Il primo poderoso volume del dizionario che qui non abbiamo, in cui si percorreva, aveva come sottotitolo Il lungo cammino di Volterra. Ho saltato un tratto da quel libro sugli anni 30, quello citato prima, che infatti era anche un cammino ritroso sulle vicende familiari. Il Lavorio nacque l'idea di un progetto più ambizioso sulla storia di Volterra, appunto il dizionario di Volterra, dal cui curato che vide la luce in 3 volumi la prima volta nel 1997. Il primo poderoso volume del dizionario in cui si ripercorreva queste vicende aveva come sottotitolo Il lungo cammino di Volterra dai miti dell'antichità ai giorni nostri. 2 anni dopo fu pubblicato come volume a sé Il lungo cammino di Volterra, storia di una città millenaria dalle antiche leggende ad oggi, con una lunga prefazione del professor Cosimo Cecuti, amico segretario fidato del senatore e presidente del Consiglio dei Ministri e del Senato Giovanni Spadolini, che dava atto all'autore di aver condotto, sono parole di Cecuti, una ricostruzione documentata, meticolosa ed attenta di una realtà locale mai disgiunta dalla cornice della più vasta storia italiana ed europea, con vivo apprezzamento per la scelta, particolarmente felice, di aver riservato uno spazio più ampio agli ultimi 2 secoli di vita della città, cioè dalla morte dell'ultimo dei Medici, Gian Gastone, al secondo dopoguerra, quelli sui quali la conoscenza storica appunto risultava allora più lacunosa. La contagiosa e inflammabile passione per la storia avrebbe condotto Lavorio negli anni a seguire a percorrere una nuova pista di ricerca sempre legata al territorio che gli era familiare. Fu quella che lo portò a ricostruire le vicende drammatiche di una famiglia anarchica fra ribellione e brigantaggio dalla fine dell'Ottocento alla Seconda Guerra Mondiale. Il libro, pubblicato nel 2002, si intitolava Ribelli e briganti nella Toscana del Novecento, la rivolta dei fratelli Scarselli e la banda del Zoppo in Val d'Elsa e nel Mediterraneo. I titoli dei libri di Lavorio sono più lunghi dei miei. Lavorio vi narrava la storia tragica e avvincente di una famiglia.
famiglia dei soffensivi, appunto i fratelli Scarselli. Una vicenda che la Gori racconta con pena facile, con dovizia di documenti, dipingendo un affresco in cui la piccola storia locale si mescola in maniera convincente con le dinamiche della grande storia nazionale e internazionale. Infine, va ricordato il libro Il liceo Carducci di Volterra, dalla fondazione alla guerra del liceo, dove appunto abbiamo detto ha studiato e si è laureato, diplomato. Questo in sintesi, a grandi tratti, il periodo volterrano di Lenzo Gori. Sicuramente molti di voi oggi qui presenti avranno altri episodi da raccontare, soprattutto di vita privata, amicizia o di semplice ammirazione. Anche oggi sul Tirreno, no? C'è un ricordo di un signore che dice di aver conosciuto e di essere più volte stato ospitato nella sua tenuta. Appunto, è di semplice ammirazione per un concittadino il cui cuore, anche quando era a Firenze, Roma o Bruxelles, o in varie parti del mondo nelle sue missioni come ministro della difesa, è sempre rimasto però qui a Volterra. Perché? Perché, come dice il famoso detto, il primo amore non si dimentica mai. Perché è impossibile dimenticare quello che abbiamo provato la prima volta. La dolcezza, la novità e la bellezza di quei momenti provati, amati e rimpianti restano indelebili nella memoria. E così è accaduto per il Volterrano Lelio Lavori. Grazie a tutti voi oggi qui intervenuti per celebrare Lelio Lavori Volterrano d'Oca. La parola ad Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana, che ci onora della sua presenza qui a Volterra, e colgo l'occasione anche da parte di Franco Mariani per ringraziarlo, perché ha fortemente voluto la pubblicazione di questo volume. Lo ringraziamo anche perché ci ha sostenuto e seguito in molte presentazioni, e speriamo che ancora lo faccia, perché per fortuna proseguiranno. Grazie, grazie ancora, e le passo la parola. Buongiorno, buongiorno, anzi buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a tutti, scusate il ritardo, ma è stata una giornata particolarmente impegnativa, ho cercato di arrivare possibile, e voglio ringraziare davvero il sindaco per questo gradito invito, ringraziare Franco Mariani per il lavoro che ha portato avanti in questi anni. Saluto tutte le autorità militari presenti, saluto i tanti amici che vedo, saluto sua figlia Silvia, saluto suo nipote Tommaso e vi ringrazio ancora una volta vostra presenza e partecipazione sempre costante. Io penso che, stavo dimenticandomi il saluto più importante a chi mi ha preceduto nel mio ruolo di Presidente dell'Assemblea Legislativa. L'avevo salutato arrivando e ora mi dimenticavo di farlo pubblicamente. Giacomo Maccheroni, a differenza mia, ha avuto la fortuna e il privilegio di conoscere, di vivere, di lavorare a stretto contatto con il Presidente Lagorio. Il loro è stato un lavoro fianco a fianco nelle istituzioni e nella vita del Partito Socialista Italiano, che ha segnato la storia del nostro paese per tanti anni. Lelio Lagorio era un socialista eretico, perché uso questa parola, ora già non mi mangerà, ma non lo farà fino in fondo. Eretico perché negli anni 70 e 80 parlare di riformismo non era semplice come è semplice oggi. La capacità di essere uomo di governo, ma allo stesso tempo la lungimiranza di saper leggere quello che accadeva nel mondo, fuori da Firenze, fuori dalla Toscana. È stato un grande uomo, un grande uomo delle istituzioni, Lelio Lagorio, un esempio per chi come me si impegna nelle istituzioni, un esempio perché ha saputo avere la capacità di saper stare sempre all'altezza degli occhi delle persone, dei propri bisogni, di saper parlare agli strati più popolari della comunità toscana, ma allo stesso tempo aveva la capacità di alzare lo sguardo e di leggere i cambiamenti che avvenivano
non solo a livello cittadino, a livello toscano, a livello italiano, ma dico anche a livello europeo, perché la sua figura riesce a tenere insieme tutto questo, e nella sua figura e nella lettura di alcune scelte che furono fatte negli anni ci sta anche tanta, tantissima attualità e risposte che dovremmo dare ancora oggi. Credo che la sua storia sia nota a tutti, in parte sarà stata anche raccontata, ma ci tengo a ricordarla, perché in quel ricordo e in quel racconto ci sta la figura di chi era Lelio Lagoglio. Tutto nasce da quelli che erano i valori che lo hanno portato all'impegno politico, i valori della resistenza, i valori dell'antifascismo. E dire oggi questo, e non voglio fare polemica politica, quando un presidente del Senato ci dice che la Costituzione non è antifascista, ecco perché penso che la figura di Lelio Lagoglio sia ancora più attuale nel tempo che stiamo vivendo. L'impegno da sindaco dopo un grande sindaco come Giorgio La Pira, l'impegno da vice sindaco durante il tempo dell'alluvione che sconvolse la città di Firenze, gli Angeli del Fango, tutte quelle donne e quegli uomini che si impegnarono insieme alle istituzioni per rendere Firenze di nuovo vivibile, libera da fango e macerie che l'avevano travolta. E poi la nascita delle regioni, la scelta di quello che è il segno distintivo della nostra regione. E anche qui si legano i suoi valori, perché tutti voi sapete che il segno distintivo della nostra regione è il Pegaso alato. Cos'era il Pegaso alato? Il Pegaso alato era il simbolo del Comitato di Liberazione Toscana. Poteva essere fatta qualsiasi altra scelta, ma la scelta è quella per dire qual è la parte giusta della storia da acquistare. E poi le battaglie per dare alle regioni poteri e funzioni. Le regioni entrarono nella nostra Carta Costituzionale nel 1948, quella Carta Costituzionale in cui il titolo fu iniziato ad applicare nel 1970, e le regioni andavano create come si creavano delle start-up oggi, nel senso che non avevano personale, non avevano funzioni, non si sapeva a cosa dovevano rispondere, e Lelio Lagoglio fu uno dei protagonisti, non solo a livello toscano, ma a livello nazionale, di definire cosa dovevano fare le regioni per avvicinare la politica ai cittadini, perché già allora si discuteva dell'allontanamento dei cittadini dalle istituzioni. E poi tutti gli anni delle Brigate Rosse, vissuto durante il suo periodo parlamentare da dirigente nazionale del Partito Socialista. Chiudete gli occhi e tornate a quel tempo del terrore. Ieri è stata la data in cui in via Caetani ritrovarono il corpo, l'esame di Aldo Moro. Io, se ripenso a quel tempo e penso all'impegno che uomini come Lelio Lagoglio misero per costruire un'Italia libera e democratica anche in quel tempo, mi viene la pelle d'oca e mi sento piccolo piccolo e non all'altezza forse del compito che io oggi ho l'onore di rivestire. E poi gli anni da ministro della difesa furono anni in cui ci fu una grande innovazione, un ministero dove l'innovazione era complicata. Le prime donne nell'arma entrarono tanti anni dopo, ma quel processo partì dall'intuizione, dal lavoro di Lelio Lagoglio. E l'impegno in una crisi che era la seconda guerra fredda, che stava toccando la nostra Europa, e la definizione di Europa come il luogo dei diritti, come il luogo delle opportunità, come il luogo in cui solidarietà e giustizia sociale dovevano muoversi insieme. Perché ho rappresentato tutto questo e l'ho voluto descrivere? Perché penso che in tutto questo ci sia la necessità di fare memoria.
perché quello che noi siamo è esattamente frutto della storia da cui proveniamo, degli insegnamenti che abbiamo ricevuto, della necessità di trasformare e trasportare questi insegnamenti verso il futuro con uno sguardo differente. È chiaro, io arrivai a Pisa nel 1996 e ora faccio una breve parentesi, perché io ricordo in una famiglia molto impegnata politicamente, io avevo soltanto 3 anni, ma ce l'ho con un ricordo vivo, una famiglia fatta anche da tante differenze, no? Avevo un nonno che ha partecipato alla lotta partigiana, un altro nonno di destra, il papà che era impegnato come vice sindaco del mio paese nella Democrazia Cristiana, quindi capire c'era veramente una differenza enorme. Ricordo questo nome che si sentiva forte, perché io vengo da una parte di questo paese, la Basilicata, che fu sconvolta nel 1980 dal terremoto che tutti avete sentito parlare, avete vissuto, e si faceva il nome tra gli altri, oltre che di Emilio Colombo, ma si faceva il nome di questo ministro della difesa che permise insieme all'esercito di salvare tante persone e di far iniziare un processo di ricostruzione. Ecco, quel nome io me lo porto dal mio arrivo qui in Toscana. E poi nel 1996 io arrivai e la deformazione familiare forse, iniziai a leggere, a conoscere, a capire la storia della terra che avevo deciso di vivere, e questa storia ritornava prepotentemente il nome di Nella Gloria, il nome del suo impegno, le sfide che in quegli anni, negli anni precedenti, aveva portato a livello nazionale sui temi della cultura, sui temi del turismo. Ma quanti di voi sanno che il fondo per lo spettacolo fu pensato e ideato dal ministro La Gloria? In tutto questo ci sta l'impegno e l'insegnamento. Quindi io ringrazio Franco Mariani, ringrazio anche, come dire, sbaglio sempre di nome, Alessandra Maria Abramo, perché ci hanno fatto un regalo enorme. Ci raccontano sì il politico, sì l'uomo delle istituzioni, ma ci raccontano in parte anche l'uomo, grazie soprattutto alla famiglia che ha permesso di poter entrare anche in parte della propria umanità, in parte dei propri rapporti, quelli sacri, quelli familiari, quelli che spesso noi che rappresentiamo le istituzioni vogliamo tenere tutti per noi, perché sono l'unico momento di vita non pubblica che abbiamo, e quindi l'amore per questa terra, la vita che veniva a vivere, parte della sua vita che veniva a vivere qui a Volterra, dove si sentiva a un certo punto libero, libero di passeggiare per le strade di uno dei borghi più belli della nostra Toscana, libero di parlare con i cittadini e i cittadini da uomo a uomo, da uomo a donna, non da presidente o da ministro, e quindi ascoltare, confrontarsi, dialogare. Questa è sempre stata la grande forza del presidente La Gloria. E a me piacerebbe che queste figure, questa figura si potesse raccontare di più nelle nostre scuole. Nelle scuole manca educazione civica, nelle scuole c'è bisogno di fare cultura, perché dove c'è cultura c'è libertà, dove si conosce si può anche capire dove si sbaglia, si può anche apprendere, si può comprendere. Negli anni si è investito sempre meno in cultura, si è investito sempre meno in lettura, si è investito sempre meno in memoria, perché si ha paura di confrontarsi con il tempo che è stato e anche con le differenze che ci sono. Guardate, il rigore, il senso delle istituzioni, lo spirito critico con cui il presidente La Gloria affrontava il suo impegno di ogni giorno devono essere stella polare dell'impegno di qualunque istituzione si rappresenti, dal sindaco al presidente del consiglio regionale, al consigliere comunale. Ognuno è chiamato a svolgere per un pezzo della sua vita un impegno per gli altri.
Presidente Lagorio definiva il potere come un servizio, è bellissima questa definizione, come un servizio, come un modo per mettersi a disposizione della propria comunità, come cambiare, influire sulle scelte e sulle vite delle persone. E questa dovrebbe essere la politica, sempre a 360 gradi, no? Il mettersi a disposizione degli altri. Però spesso questo viene detto da chiunque si impegna nelle istituzioni, ma alle parole corrispondeva la coerenza nello stile di vita, nel modo di affrontare la vita nelle istituzioni, e questo lo rendeva più forte, più autorevole, perché era inattaccabile da questo punto di vista. E questo è un altro degli insegnamenti, perché la gente si allontana, i cittadini non partecipano per due motivi: perché trovano spesso una politica che non decide, e decidere di non decidere il più alto posto che ha la politica, e spesso perché alle parole non corrispondono i fatti, non corrisponde la coerenza dell'agire quotidiano. Se a un cittadino si fa vedere quello che si dice, si è coerenti nel modo di farlo, poi a volte non ci si fa a realizzare tutto quello che si pensa sia il meglio. Non ci si fa perché non ci sono le condizioni politiche per farlo, perché non ci sono le risorse, perché non c'è la capacità di una struttura di eventi dietro, perché te che sei la guida non sei in grado di portare la nave nel porto sicuro che immaginavi. Però quanto le due cose si legano, allora si può anche raccontare alle giovani generazioni qual è la strada da seguire. Io davvero parto da pensare un osservatore intelligente del suo tempo, che a differenza poi di tutti gli altri politici, o di molti altri politici, non di tutti, aveva la capacità di essere lungimirante, di sapere leggere prima il futuro. Noi viviamo un tempo in cui tutti noi governiamo l'emergenza, e si vive rincorrendo il passato o rincorrendo il presente, ma non alzando la testa e capendo il mondo in che direzione sta andando. Io, sulla base di questo, all'inizio della legislatura ho lanciato un progetto che si chiama Toscana 2050, e allora leggo la memoria al futuro. Perché? Perché ho visto che eravamo troppo concentrati su di noi, e invece dovevamo alzare la testa. Ritorno al racconto del mio arrivo nel 1996. Nel 1996 io telefonavo ai miei genitori in Basilicata con una scheda magnetica e un gettone. Sono passati 27 anni, no, 20, 96, 27 anni, esattamente gli stessi 27 anni che mancano da oggi al 2050. E noi abbiamo la capacità di saper governare il presente, ma allo stesso tempo di anticipare il futuro, oppure noi non svolgiamo il compito per cui siamo chiamati, per cui una sinistra moderna, così come la immaginava nella modernità del suo tempo, Lelio Lagorio, può stare al governo. Noi facciamo quello che facciamo se agiamo sul cambiamento, se lo gestiamo, se lo guidiamo, se lo indirizziamo, non se lo subiamo. Questo dovrebbe fare la sinistra riformista ancora in questo paese, prendendo l'insegnamento che ci è stato lasciato da Lelio Lagorio e non solo da lui. E allora io voglio finire dicendo che c'è il futuro, c'è la storia, c'è il passato, c'è quello che siamo, c'è il fatto che la Toscana è una terra di diritti, è una terra di opportunità, una terra che non si è mai voltata dall'altra parte. E se tutto questo lo deve a persone come Lelio Lagorio, lo deve a persone come Giacomo Maccheroni, lo deve a persone come Vannino Chiti, ne posso citare tanti altri, cioè, tutti quelli che dimentico non dimentico perché non li volevo citare, ma perché ne sarebbero tanti. E noi su di noi abbiamo il senso della responsabilità di quanta grandezza ci è stata lasciata, e a volte ci sentiamo piccoli piccoli e inadeguati rispetto al compito che siamo chiamati a portare avanti. Per questo è bello essere oggi qui, perché prima di tutto un modo
per rinsaldare l'impegno e riprenderci l'impegno di continuare in quella direzione. Se a volte abbiamo perso la strada o non l'abbiamo perseguita nella maniera corretta, ci deve essere di stimolo. La storia di Lelio Lagorio, e finisco, almeno a me, mi rende più intransigente con me stesso, perché facessimo un pezzettino di quello che chi ci ha preceduto ha saputo fare. Siamo in uno dei luoghi, basta alzare lo sguardo, no? Quanta bellezza c'è nella storia etrusca di questo paese, nella storia di Volterra. Cioè, o noi proviamo a essere un minimo all'altezza di quello che ci viene dato già, oppure sprechiamo 5 anni della nostra vita, io lo dico sempre così, perché poi volano, e poi finisce, poi c'è qualcun altro che viene dopo di te, ha la possibilità di farlo. Ecco, io a chi si sta nelle istituzioni oggi dico: non sprechiamo un minuto del nostro tempo, perché il tempo è poco e costruire bellezza è difficile. Quindi grazie ancora a tutti voi per questo momento, grazie alla famiglia per essere ancora qui e grazie a tutti voi per l'attenzione che mi avete dedicato. Grazie. Devo ringraziare veramente tanto, dal profondo del mio cuore, da parte mia e della mia famiglia, se mi sentite anche senza microfono. Mi sentite senza microfono? Sì? Perché rimbombava un po'. Sì, sì. Lo sentivo anch'io. Sì, c'era un po' di ritorno. Grazie veramente di cuore, non soltanto al sindaco che ci ospita, all'editore che permette questo gioco di parole, e il presidente del consiglio regionale che ha consentito di fare questa pubblicazione, agli autori naturalmente, a voi che siete venuti qua. E sono certa che ho sentito delle parole bellissime oggi, che hanno ricordato, tratteggiato una figura di mio padre veramente accurata, pensata, sentita. Ho sentito delle parole che erano nel suo DNA, rispetto per l'altro, per l'avversario politico soprattutto, che non era mai un nemico da battere, ma un avversario con cui confrontarsi. Il dialogo, che era un tratto distintivo del suo modo di fare politica, rispetto per l'altro. Ecco, e questo lo ha raffigurato benissimo. E poi, da ultimo, insomma, l'amore per questa città, rappresentato molto bene anche dalle parole di Franco Mariani, che papà ha avuto sempre nel cuore veramente tanto, e lui è ancora qui e sarà sempre qui. Grazie, non posso dire altro. Grazie. Grazie per questo bellissimo pensiero. Grazie davvero. E Mazzeo, oggi a Volterra, nella città di Volterra, omaggiamo Lelio Lagorio con il libro del Consiglio regionale della Toscana, Lelio Lagorio, un socialista tricolore. Lelio Lagorio è stato un grande statista, un grande uomo delle istituzioni, un politico sempre in grado di saper stare all'altezza degli occhi delle persone. Il suo impegno, prima a livello cittadino a Firenze, sindaco dopo un grande sindaco, Giorgio Lapira, e poi impegnato come vice sindaco durante il terribile alluvione del 1966, e poi subito l'impegno per pensare a cosa dovevano essere le regioni. La Costituzione ha pensato alle regioni nel 1948, ma poi le regioni sono diventate reali, effettive, solo a partire dal 1970. E Lelio Lagorio è stato il primo presidente della nostra regione, un presidente che ha portato la voce della Toscana anche fuori dai confini regionali, e poi questo gli ha permesso di diventare ministro della difesa in un tempo difficile, quello della seconda guerra fredda, e ancora ministro del turismo, della cultura, dello sport,
un ministro che ha innovato tanto, un politico in grado di dare risposte concrete ma allo stesso tempo di essere innovatore, di alzare lo sguardo, perché la politica o è in grado di anticipare il cambiamento, come ci diceva Lagorio, oppure lo subisce, e se lo subisce non svolge il compito per la quale è chiamata, dare risposte migliori di giustizia sociale alle cittadine e ai cittadini. E con questo pensiero, il pensiero di un'Europa più forte, più solida, più giusta, di un'Europa per i cittadini, un'Europa dei popoli, che desse risposte a tutti i cittadini nella stessa misura. Quanta attualità c'è in questo pensiero e quanta importanza nel dover ricordare. E a volte ci si sente anche un po' piccoli di fronte a tutto questo, ed è stimolo per cercare di fare sempre meglio ed offrire risposte sempre migliori ai cittadini e ai cittadini della Toscana. Lei, Presidente Mazzeo, ha preso una decisione che in occasione del prossimo Salone Internazionale del Libro di Torino, tra i 4 libri della collana editoriale del Consiglio regionale, uno di questi 4 libri che verrà presentato sarà questo sull'Elio Lagorio. Perché ha preso questa decisione? Perché penso che l'Elio Lagorio sia un esempio per chi come noi è impegnato nelle istituzioni ogni giorno, e il Salone del Libro è il luogo più importante del nostro paese dove si fa cultura attraverso la lettura. Investire in lettura vuol dire investire in libertà, e in un tempo come questo, in cui le libertà sono sempre di meno, e una guerra così cruenta, atroce, a poche centinaia di chilometri da noi, nel cuore dell'Europa, abbiamo bisogno di investire in figure come l'Elio Lagorio, e investire in figure come l'Elio Lagorio vuol dire far conoscere, far comprendere e fare in modo che ognuno di noi possa trarre le tante azioni positive e cercare di portarle nell'impegno quotidiano. Sindaco Santi, oggi la città di Volterra omaggia l'Elio Lagorio, è stato presentato il libro del Consiglio regionale della Toscana, l'Elio Lagorio, un socialista tricolore. Che importanza ha per la città di Volterra rendere omaggio a un personaggio come Lagorio? Allora, è importante, l'abbiamo voluta questa giornata, ringrazio la Presidenza del Consiglio. Credo che abbiamo ricordato un uomo delle istituzioni che aveva una visione guardando il futuro, guardando in prospettiva, e credo che il suo insegnamento, quello di governare le istituzioni a servizio delle istituzioni, è un esempio che deve essere trasmesso da noi anche alle future generazioni. Abbiamo ricordato e detto che Lagorio era fortemente legato a Volterra, ci sono anche alcune testimonianze di alcuni volumi, testi che avete naturalmente qua anche nella vostra biblioteca comunale. Allora, questo è importantissimo perché aveva un forte legame con la città, e credo che sia per noi anche fondamentale ricordarlo nuovamente. Parlavamo anche con la figliola, magari per i 100 anni, nel 25 dalla nascita, perché rimanga vivo il ricordo di un grande uomo delle istituzioni. L'aeroporto per me è stato tanto, sul piano politico, perché è stato quello che nel partito mi ha presentato per la candidatura a Presidente del Consiglio regionale. Fu una proposta approvata all'unanimità. E soprattutto legato personalmente, perché nel primo libro che ho scritto sulla mia vita politica e privata, Lelio Lagorio ha scritto e venne a Pontedera a presentarlo. Ma Lelio Lagorio è stato tanto nel partito, perché ha sempre dimostrato l'impegno in Toscana a tenere un partito unitario e nel confronto delle altre forze politiche ha sempre avuto rispetto. Oggi possiamo dire che il Paese avrebbe bisogno di uomini come Lagorio. C'è bisogno di una rinascita nella vita politica italiana per rinnovare proprio oggi, rinnovare uomini e donne che possano davvero
garantire per sempre la Costituzione e la Resistenza. Non è una cosa semplice dire queste cose, ma bisogna vigilare davvero, perché il momento nel nostro paese, in questo momento, è cruciale. Siamo a una svolta perché l'Italia possa compiere e dare un contributo importante al rafforzamento dell'Europa, specie in questo momento internazionale. E l'Agorio aveva sempre presente di misurare la politica italiana e anche del nostro partito sempre con una visione a livello europeo e internazionale. Non mettere gli occhi guardando in basso, ma guardare sempre oltre rispetto alla funzione e alla storia che ha il nostro paese. Io ringrazio il Presidente del Consiglio regionale e ora io non faccio più vita politica. Mi permetto consigliare sulla base dell'esperienza al Presidente Mattarella di tenere alto il valore del Consiglio regionale, perché in gran parte in Toscana si parla del governo della regione, ma le funzioni del Consiglio regionale vanno garantite, ampliate, rafforzate, perché il Consiglio rappresenta tutta la comunità toscana. Io credo che il Presidente del Consiglio regionale abbia un rapporto con le scuole, io non faccio più vita politica attiva. Anch'io feci molto su questo e non so se ha ripetuto un'esperienza che lasciare. Quando andavo nelle scuole come fai te, però mi venne l'idea che il labaro, il simbolo del Consiglio regionale della regione, non è conosciuto. E allora feci fare di materia non costosa il cavallo alato, e quando andavo a visitare delle scuole consegnavo questa: se lo fate, guardate che fu importante, perché questo dai ragazzi servì a portarlo nelle famiglie, perché se si domandasse alle persone comuni cos'è il cavallo alato, nessuno francamente lo sa. E oggi che c'è da rinnovare l'impegno alla Costituzione, alla Repubblica, alla Resistenza, credo che rinvigorire, lo dico anche al sindaco, perché lo facevo come sindaco, parlando e andando nelle scuole a parlare di queste cose, sia oggi grande attualità. Oggi l'attualità è la Resistenza, è la Costituzione, è questa l'attualità, non una resistenza che è stata fatta. La resistenza continua, la resistenza delle idee, la resistenza del confronto è più forte della resistenza di Mitra e della guerra. Ecco perché bisogna rinnovare nelle forze giovani. E io dico al Presidente Mazzeo, forse lo riscontrerà, tante volte le istituzioni democratiche
dei comuni, delle province e delle regioni sono più vicine ai giovani della scuola. Io sbaglierò, però noi siamo più vicini della scuola che dovrebbe insegnare di più. E guardate che io ho avuto un rapporto importante in 11 anni di sindaco con le strutture della scuola. La scuola ci può aiutare a portare tramite gli alunni e quindi gli alunni molte idee nelle famiglie. È un veicolo importante partire dai giovani per arrivare alle famiglie e arrivare alla democrazia reale che è quella del partito. E ora in questo momento dovremmo riprendere le parole di Sandro Pertini quando diceva ai giovani: scegliete, scegliete chi credete, ma scegliete, perché questo è il consolidamento della democrazia. La Costituzione è la Repubblica e la Resistenza vive di tutti noi. Ognuno, non è vero che bisogna delegare ai parlamentari, ai sindaci, delegare a fare, no, ognuno di noi deve essere impegnato a fare. Questo vuole il sangue della Repubblica. Il sangue della Repubblica è la partecipazione della gente, le ore di lavoro, dove insegnano, dove si crea e si matura la capacità di poi fare una scelta sempre più convinta, perché uno, io non ho avuto problemi perché la mia famiglia prima del fascismo e con il fascismo è sempre stata una famiglia socialista e non credo che tutti si deve essere socialisti, però tutti possono, e questo lo voglio dire con forza, possono chiedere, leggere, studiare quello che il Partito Socialista ha dato al nostro paese. Ognuno deve fare la sua parte, però oggi più di ieri bisogna consolidare quei principi, quelle attività che ci sembravano retoriche, oggi diventano essenziali nella vita democratica del paese. E io quindi credo che anche in questa giornata deve partire da Volterra, tramite la persona più autorevole che stasera abbiamo, che è il Presidente del Consiglio regionale, un appello alle popolazioni di Volterra, della Valdera, della Toscana, per fare più forte la democrazia, perché è la democrazia la forte del progresso e dell'avvenire, per una pace più sicura e per un paese che abbia bisogno di più lavoro. Lavoro e benessere, diceva Pertini. Sì, la Repubblica Democratica, però se non c'è il lavoro, se non c'è il benessere, il paese va indietro. Noi abbiamo bisogno invece di andare avanti. La scienza e la tecnica ci spingono e la politica deve essere all'altezza, deve essere all'altezza di questo processo della scienza, della tecnica e del progresso. Quindi io credo di portare in questa giornata, mettiamola al servizio non solo delle popolazioni di Volterra che ospitano questa cerimonia, ma il Presidente del Consiglio rappresenta oggi un punto di riferimento importante nella storia della Volterra. Questa giornata può essere un elemento di stimolo e di spinta per altre iniziative che consolidano anche nella nostra Toscana la Repubblica, la Costituzione, la Resistenza. Grazie davvero.